Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come recuperare un barattolo usato. Praticamente voglio usare avanzi di materiale di altri lavori, quindi ritagli di carta. Vedete, ho fatto sono dei pezzi anche piccoli perché non avevo dei pezzi di carta grandi per poter tagliare completamente, per esempio, la circonferenza del barattolo, ma vi farò vedere che utilizzando dei ritagli e quindi non sprecando della carta che già avevo, si può fare tutto comunque. Poi utilizzerò dei fiori che avevo fatto per altri lavori e che non ho più utilizzato, delle farfalle. Adesso vedrò come farlo, come utilizzarli, e nello stesso tempo vi farò comunque vedere come realizzare uno di questi fiorellini. Ne farò solo uno, così vedrete come farli. Ho queste piume, vedete che ho ritagliato con questa fustella e poi ho colorato con dei colori acrilici. E quindi niente, voglio utilizzare pizzo, nastro, corde. Adesso vediamo un attimino quello che mi viene in mente di fare, ed è un modo appunto per riciclare un po' di materiale. Quindi partiamo con la realizzazione di questo nuovo progetto. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, allora ho utilizzato questa fustella, che è una fustella con cui ho fatto, ecco, queste ondine sulla carta. E poi al momento non mi viene in mente nient'altro. Comunque, magari mentre monto il tutto, se mi viene in mente ancora qualcosa, ve la dirò dopo. Quindi, cominciamo con questo nuovo progetto. Come vi dicevo, non avevo la carta per ricoprire completamente la circonferenza del barattolo, quindi cosa ho fatto? Ho ritagliato un pezzo di carta con il quale ne coprirò una parte, vedete così, ed un altro pezzo che avvolgerò poi qui intorno, che mi permetterà di fare la chiusura. Allora, per abbellire un po' il tutto, ho deciso di praticamente allungare ancora un pelino questa carta, aggiungendo magari del pizzo. Facciamo così, mettiamo del pizzo qui, in questo modo. Poi voglio ancora allungare la carta perché vedete, allora intanto possiamo attaccare questo qui al barattolo. Allora, a questo punto controlliamo le dimensioni, vediamo. Dunque, mettendo questo così, vedete che più o meno sono quasi arrivata a chiudere il tutto. Voglio fare ancora una cosa. Allora, io ho preparato questi due pezzettini di carta che ho intenzione di mettere qui, così, ecco, in questo modo. Però voglio creare, adesso farò dei buchi in modo da creare delle asole in cui farò passare del nastro, in questo modo. Allora, segniamo con la penna. Sono dimensioni, sono indicative, ognuno può fare, adesso poi vedrete il risultato, ognuno può forare. Ho ottenuto circa 1 cm di spazio tra. Thank you.
abbiamo rivettato i fori che ho fatto. Quindi andiamo ad incollare questa parte qui, così. Mettiamo della colla. Allora, vedete che quindi una volta che incolliamo, poi il tutto verrà così. Quindi andiamo ad attaccare, io ho già munito di biadesivo. Questa parte la lascio libera senza biadesivo perché tanto ci sarà il nastro che me la terrà ferma. Adesso vedrete come. Ecco fatto, abbiamo incollato la nostra carta. Adesso l'idea è far passare del nastro da questi fori che abbiamo creato. Quindi facciamo così. Facciamo un bel fiocchetto qui così. Bruciamo un pelino i nastri così non rischiamo che si sfilaccino, così. Allora vedete che abbiamo rivestito completamente la nostra scatola. Adesso la possiamo decorare con le applicazioni di cui ho parlato prima. Allora, intanto voglio fare subito una cosa, cioè aprire questi lembi. Come facciamo? Con una penna tipo questa, potrebbe essere così. Facciamo questo lavoro qui, così. In modo, ecco, vedete, da fare rimanere un po' aperte le alette in questo modo qua, così. Poi le passiamo con il solito timbro di stress che uso sempre per i miei lavori, come vi ho già detto più volte, così. Ok, abbiamo creato la nostra apertura. Adesso non ci resta che applicare le nostre decorazioni. Allora, vediamo un po'. Applichiamo qualche fiore. Allora, vi faccio vedere come fare questi fiori, perché sono molto semplici, niente di complicato. Allora, utilizziamo della carta. Va bene, sempre della carta. Vedete, questo è il retro di un album della carta stamperia che ho usato per fare un altro lavoro.
questo punto ritaglio della carta dei pezzi così che posso ancora utilizzare. Uno e due. Così. Poi vedete con questa fustella praticamente vado a creare due fiorellini. Così. Poi utilizzando questo attrezzo che serve per imbutire, per dare un po' di volume, vado a fare questo lavoro così. Vedete che hanno cambiato subito la forma, così. Adesso li giro al contrario e vado a fare solo il centro. In questo modo, con un po' di colla, vado così, li mettiamo un po' sfasati, li puntiamo un attimo, ecco. E abbiamo creato il nostro fiorellino. Mettiamo sempre un pochino timbro sulle punte. Così. E in questo modo praticamente ho creato anche gli altri fiorellini. Li avevo già creati perché mi erano avanzati, però vi ho fatto vedere come fare, si fa molto in fretta. Quindi andiamo ad incollare. Allora, questi sono altri fiori che ho fatto sciabbi con un'altra tecnica, un attimino più elaborata. Magari prima o poi farò un tutorial per spiegare come. Sono semplici anche questi, però me ne ero avanzato qualcuno e faccio che utilizzarlo per questa applicazione. Allora, per le varie applicazioni utilizzerò questa colla che è un po' più tenace della colla che uso di solito per attaccare la carta. Allora, vedete qui ho fatto solo un nodo perché ho preferito utilizzare un fiocchetto già fatto. Sul mio canale trovate il tutorial su come fare questi fiocchetti perché rimane comunque sempre più bello. Quindi preferisco incollare questo sopra il mio nodo, così. Farfalle che ho timbrato oppure forse c'era, eccola qui, questa è una farfalla che ho direttamente ritagliato da della carta. Quindi qua potete procedere, potete utilizzare anche una fustella come questa e tagliare, magari adesso ne faccio qualcuna, così giusto per aggiungere un po' di farfalle. Diciamo che, vedete? Il baratto comincia a prendere un'altra forma. Adesso possiamo occuparci anche del coperchio. Allora, per il coperchio cosa ho fatto? Ho tagliato anche qui un pezzo di carta, l'ho segnato con una penna, poi l'ho ritagliato a mano, ho passato il distress così dappertutto e questo è il risultato. Andiamo ad incollarlo sul nostro barattolo. Così.
decorare il barattolo ho pensato di utilizzare queste piume che ho fatto, però anche queste qui, prima di utilizzarle voglio dargli una forma un pochino più bombata. Quindi stesso sistema di come vi avevo fatto vedere prima, con questo le vado un attimino così. In modo che vedete abbiano la forma così un po' più imbottita. Sembreranno in rilievo, danno un effetto più reale, più tridimensionale. Così. Possiamo ancora apriamo ancora questi qui, così sono più belli, vedete? Passiamo il nostro timbro. Così. Allora, facciamo un fiocchetto con lo spago. Lo faccio con la stessa tecnica che ho utilizzato del mio tutorial per i fiocchi, così se volete potete andare a guardare con i nastri, si capisce meglio. Comunque facciamo il nostro fiocco fatto in questo modo. Si fa passare di qua, ok, tiriamo, ecco, il nostro fiocchetto di spago è fatto così. Tagliamo uguali fondi e lo andrei ad incollare sotto il fiocco che ho, sotto il fiocco di nastro. Così. In questo modo, così. Questo è il nostro barattolo finito. Questo, per darvi l'idea, era il barattolo che io ho recuperato di latta. Quindi questo diventa, diciamo, un oggetto molto carino o da regalare oppure da utilizzare per mettere all'interno i vari materiali che uno non sa mai dove riporre perché sono piccolini. Così, coperchio e barattolo. Se avete bisogno di chiarimenti o avete delle domande da farmi, scrivetemi, sarò felice di rispondervi. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così da non perdere i miei prossimi lavori. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!